nuovo libro, Brothers and Wives, Incidette private live of William, Kate, Harry e Meghan di Christopher Andersen, sostiene che la regina abbia chiesto la rimozione dell'immagine dei Sussex. Harry e Meghan hanno deciso di lasciare la famiglia reale dopo che una foto di loro e del piccolo Archie è stata rimossa quando la regina ha tenuto il suo discorso di Natale, afferma un nuovo libro. La coppia sarebbe rimasta sconvolta quando l'immagine era assente durante la trasmissione festiva del monarca del 2019. Mesi dopo hanno scosso la famiglia reale annunciando che stavano lasciando e iniziando una nuova vita all'estero. Il nuovo libro, Brothers and Wives, Incidette private live of William, Kate, Harry e Meghan di Christopher Andersen, sostiene che la regina abbia chiesto la rimozione dell'immagine del Sussex. La foto incorniciata era inizialmente su una scrivania insieme ad altre immagini di famiglia, comprese le foto di William e Kate, il principe Carlo e Camilla, il padre della regina Giorgio VI e il duca di Edimburgo. Ma prima di registrare, ha ordinato a un aiutante di rimuovere la foto, che mostrava Harry e Meghan che tenevano in braccio il loro figlio di 7 mesi Archie. Secondo il libro, una fonte ha detto che la regina ha guardato i tavoli dove erano disposte le fotografie che aveva selezionato con tanto amore. Ha detto al regista che tutte le foto tranne quella dei Sussex andavano bene, si presume. Si dice che il monarca abbia indicato l'immagine incorniciata e abbia detto, quella, suppongo che non ne abbiamo bisogno. Si suggerisce che la regina abbia snobbato Harry e Meghan perché avevano scelto di trascorrere il Natale in Canada con la mamma di Meghan, Doria Ragland. Una portavoce del palazzo ha dichiarato al New York Post, non commentiamo libri di questo tipo perché farlo rischia di dargli una qualche forma di autorità o credibilità, come riportato da The Mirror a dicembre 2019, la regina è stata filmata nel Green Drawing Room di Buckingham Palace, accanto a un tavolo con immagini incorniciate. Il principe Carlo e la duchessa di Cornovaglia appaiono in una foto che ha segnato il 50° anniversario della sua investitura a principe di Galles. Al centro c'è un ritratto di famiglia di William, Kate, George, Charlotte e Louis.